guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Tower of Fantasy. Oggi vi insegnerò un modo per fare esperienza da AFK, quindi senza neanche guardare il computer e andando tranquillamente a fare i cavoli vostri. Diciamo che fino ad ora non ce n'è stato assolutamente il bisogno, dato che i livelli che ci davano da cappare erano veramente molto ma molto facili da fare anche tranquillamente facendo solamente le daily. Ma con l'incremento assurdo dei punti esperienza che servono appunto per livellare anche dal 50 al 52, questo trick vi tornerà veramente ma veramente utile. Vi consiglio di fare questo metodo con 4 persone, quindi nel caso non abbiate qualcuno con cui giocare o qualcuno con cui diciamo usufruire di questo metodo, vi ricordo che nel mio Discord, link in descrizione, è pieno di persone con cui giocare sia Tower of Fantasy sia ad altri giochi, quindi mi raccomando, imboccate il Discord. Ah, spammino di gilda, nel caso vogliate una gilda sul server a Nomura, mi raccomando, fate richiesta agli impanati. Prima di cominciare vi ricordo che mi trovate su Twitch alle ore 21 ogni sera, link anche qui in descrizione, quindi mi raccomando, andatemi a lasciare un follow, di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, come vi ho anticipato, fare i livelli ormai dal 50 al 52 e andremo avanti ancora sempre peggio è diventato veramente, ma veramente difficile. Se prima con le daily di 2 giorni facevi tranquillamente i 2 livelli disponibili, ora con 2 giorni di daily diciamo che fai sì e no un livello. Per esempio, io sono al 52 e devo fare 1.071.923 di esperienza. Sì, il mio gear score è bassino, ma solo perché in questo momento ho le armi da DPS, dato che sono un healer main. Capirete il motivo di switch di arma molto ma molto presto, quindi tranquilli, è una cosa che possono fare anche gli healer main. Ma andiamo al fulcro di questa tecnica. Io al momento sono a 193.848 di XP. Torniamo indietro, andiamo sulle 2 spadine, andiamo su Select, no, in realtà su Challenge, e andiamo su Frontier Clash. Ora, molti non sanno che in realtà si può entrare nel Frontier Clash anche senza aver nessun attempt, quindi ne faremo go. Andremo in match, ovviamente. Matching, perfetto. E questo è il motivo per cui è meglio farlo in 4, per evitare di avere delle code per giocare e entrare in questa mode. Bisogna essere sicuri di avere la spunta su assist, così non vi prenderà nessun tipo di entrata nel caso non abbiate qualcuna. Entreremo tranquillamente, come in ogni Frontier. E qui ragazzi inizia la cosa incredibile, perché noi potremo tranquillamente andare, attiveremo noi, o comunque fate quello che volete, e cliccate automatico. Ora l'ho cliccato ma è partita la cutscene. Un secondino. Ok, avete presente qua sopra la barra della vita c'è un auto che ora avete, che sono le freccine? Ecco, cliccandolo e cliccandolo ancora, incredibilmente, attiverete o disattiverete la auto mode, ovvero il PG andrà da solo. Praticamente cosa succede? In questa modalità, anche senza poter prendere le ricompense, prenderete comunque l'esperienza dai mob. L'esperienza che andremo a fare ovviamente cambierà dal livello che raggiungeremo della wave e anche dal livello del nostro account, perché vi ricordo che tutta l'exp che noi prendiamo è basata sul livello del nostro account. Per esempio, ho appena preso 840 di esperienza da questi mob, chiaramente perché sono a livello 52, magari un livello 51 ne riceveva un po' di meno, un livello 53 magari un po' di più. Io in questo momento non sto assolutamente toccando nulla. Come possiamo vedere, anche AFK sicuramente sta utilizzando questo trick, perché siamo praticamente uguali come movimento. E praticamente l'unica cosa che bisogna fare è premere praticamente l'accept quando andremo ad accettare il Frontier. Per tutto il resto basta mettere automatico e per 8 minuti possiamo andarci a fare un caffè, possiamo guardarci, che ne so, un qualcos'altro sul secondo schermo, eccetera, eccetera, eccetera. Però appunto io vi consiglio di joinare il Discord, ancora una volta link in descrizione. Perché questo? Perché molte volte non trovi la gente con cui magari fare questo trick. Ora, joinando il Discord troverete sicuramente delle persone che devono ancora maxare livello, delle persone che magari devono fare questo trick e magari, che ne so, vi mettete in una stanza del Discord, vi guardate un film, ascoltate musica oppure vi guardate qualche video insieme. Quindi sì, Discord in descrizione. Ora metterò in speed up questa clip giusto per non farvi vedere tutti i minuti della run e ci vediamo alla fine per i risultati.
Allora, purtroppo questa run si concluderà qui al boss della Wave 12. Probabilmente siamo 4 main healer che hanno switchato armi a caso, perché se no non si spiega il poco DPS. Allora, come vedete, ora andremo a fare skip, non cederà assolutamente nessuna cassa perché non abbiamo appunto l'attempt. Riceveremo i support points, che sono veramente veramente importanti per svuotare anche lo shop dei appunto support points. Poi, come avete visto, abbiamo anche droppato un sacco, ma un sacco di materiali per uppare i nostri veicoli, quindi molto molto importante anche quello. Siamo usciti, andiamo a vedere quanta esperienza abbiamo fatto. Siamo a 224.508, mentre prima della run eravamo a 193.848. Questo vuol dire che abbiamo fatto 30.000 giusti giusti XP in 8 minuti, senza fare assolutamente nulla. E vi ricordo che appunto non abbiamo finito neanche il boss della 12, quindi in realtà di solito l'exp è un po' di più, si aggira circa ai 35k ogni 8 minuti. Quindi se andiamo a fare un rapporto ottimale facendo circa 8 minuti a run, allora sono circa 250-260.000 di esperienza. Chiaramente a livello 52. Questo vuol dire che mettendo in, diciamo, autorun per 4 ore, senza dover stare appunto davanti al computer, potremo tranquillamente cappare il livello 52. Una cosa che, se dovessimo farlo a mano, magari facendo la route degli elite boss, facendo la route delle chest, ci metteremo forse un po' di meno, però dovremo stare veramente a nerdarci ogni giorno. Quindi in realtà questo metodo per me, poi dipende dai gusti, è molto molto meglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo trick. Vi ricordo che la Gilda Impanati bazzica sempre su Anomora per il channel 22, quindi nel caso vogliate joinare o fare un saluto, venite pure a salutarci. Vi ricordo ancora una volta, il Discord è in descrizione per appunto sia entrare per giocare a Tower of Fantasy con altre persone, sia appunto per sfruttare al meglio questo trick. Non abbiate veramente timore a joinare in vocal anche da mutati. Vi ricordo che nel caso vogliate joinare gli Impanati su Tower of Fantasy, siamo aperti a nuovi membri, quindi basta contattarmi sia in DM su Discord o in DM in gioco. Spero che questo video vi sia stato utile, vi invito a lasciare like e scrivere cosa avete ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out! And I